La squadra mobile della questura di Enna ha deferito all'autorità giudiziaria per impiego di operai non dichiarati un ennese di 41 anni, 5 cittadini stranieri percettori di reddito di cittadinanza che lavoravano in nero e un intermediario. La Polizia di Stato ha fatto piena luce sulla vicenda dopo che alcuni giorni fa agenti della sezione volanti erano intervenuti presso il pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Enna, in quanto era stata segnalata la presenza di un uomo che aveva accompagnato in auto un cittadino straniero extracomunitario giunto in ospedale però senza vita. Un 29enne è stato arrestato a Nicosia per il reato di resistenza, minacce, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento. Durante una lite tra due soggetti in piazza Garibaldi, agenti della polizia sono stati aggrediti verbalmente e fisicamente dal giovane in evidente stato di ubriachezza. Nella mattinata di oggi, alla presenza del prefetto e del sovrintendente, sono stati consegnati i lavori di restauro della chiesa del Carmine di Enna e dell'annessa torre campanaria. Il progetto di restauro, redatto dalla sovrintendenza nell'assolvimento della funzione di organo tecnico del Ministero dell'Interno per un importo complessivo dei lavori di circa 136.000 euro, è stato curato dall'architetto Angelo Varisano e dal geometra Fabio Buonasera, mentre il RUP sarà l'ingegnere Francesco Ricerca. La conclusione dei lavori a cura della ditta aggiudicataria di proprietà del signor Orazio Antonio di Agira è prevista per la fine del prossimo mese di febbraio. Anche gli imprenditori ennesi scendono in piazza per manifestare il disagio dell'intera categoria e per lanciare una richiesta di aiuto e un messaggio di speranza. Nessuna manifestazione, nessuna forma di protesta, niente assembramenti si legge nel comunicato stampa, ma la realizzazione di un'installazione simbolica di 1600 lumini accesi a simboleggiare le imprese attive nel territorio della provincia. Appuntamento sabato 31 ottobre in piazza Umberto I alle ore 18.